No, non ci credo. È incredibile, ma è così. Ciao, Vanessa. Ciao, Gigi. Come stai? Bene, grazie. Oh, ciao. Complimenti. Ieri sera sei stato fantastico. Scusa, Vanessa. Grazie. Sì, ti posso parlare un momento? Senti, forse ti sembrerà strano, ma che ne dici se domani ci vediamo da solo? Ma come, Vanessa? Ma non lo so. Io gliel'ho detto, ma lui fa finta di niente. Ma trova una scusa, dai, ho bisogno di parlarti. Va bene domani alle 11 all'ingresso degli scavi di Pompei? Ok. Proprio no, devi scusa un momento, Vabbè. E allora? Vogliamo andare al bar? Certo. Ah, sì. Andiamo, da questa andiamo. Parte. D'accordo, arrivederci. La guida di Pompei? Sì. Come ti chiami? Bartolo. Che bel nome. Quanto costa? 13. Sei grande. Quanto costa? 10.000. 10.000. E lo sconto? Ci fai lo sconto? Mi dispiace, non posso fare lo sconto. Che carino. Signore! Mamma guarda bello mia. Cane. Bello. Oh, che bello cane, guarda. Signora, vieni, vieni. Io pulisco, signora. Signora. Io pulisce, poi compra le mie cose e no, no, no. E prende questo, no. E poi questo, come e prende questo, poi questo, e poi questa, si prende tutto, questa è buona, e ti marca, guarda, si prende tutto, questo buono, dai 100.000, 100.000, metti dentro, grazie signore, io do un regalo, io faccio un regalo, a cucchiarello. E che c'è fa? Il racco! Ah, oh, fammo scusa, signora! Grazie!
Posso avere la 106? Sì, subito. Grazie. Allora posso rivederti domani o hai intenzione di ricomparire ancora? E Vanessa? Ecco, cosa dirai? Ma tra me e Vanessa non c'è niente. Lei non la pensa così. E poi una mia cara amica. Non mi va di farla soffrire. Allora devo soffrire io. È esagerato. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Va bene, ci sentiamo dopo. Non ho più intenzione di intervenire per salvarti. È ora che ti prenda le tue responsabilità. Ma se si tratta di una sciocchezza, è un piccolo investimento. Un debito di gioco non è un investimento. Non hai neanche il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Senti, ti prego, dammi almeno la possibilità di ridare i soldi che mi rinfacci. Fammi lavorare con te. Ci hai provato decine di volte. E sei stato capace solo di distruggere tutto quello che gli altri avevano costruito. Statta zitto. Gli altri? Stai parlando del tuo pupillo. Stai parlando di Gigi, vero? È una persona capace, leale, sincera, onesta, tutto quello che non sei tu. Sai cosa ti dico? Tienitelo il tuo Gigi. Tienitelo. Io continuo a fare a modo mio. Irreversibile. Beh, sai, ieri sera ho fatto un po' tardi. Un po' tardi? Era notte fonda. Ma lo sai che non riesco a dormire, purtroppo ho l'insonnia. Eri sola? E tu come hai dormito? Bene, grazie. Hai visto Gigi per caso? Quasi quasi lo metto di fronte al fatto compiuto. Prenoto io il ristorante per questa sera. Ma di chi stai parlando? Di Gigi. Sai, è un anno che cerca una scusa per invitarmi ad uscire. Ma lui è un ragazzo molto timido. E penso che abbia anche un po' paura di me, quindi è meglio che prenda io l'iniziativa. Questo caldo è terribile, l'aria è irrespirabile. Io mi faccio un bagno. Tu non vieni? No. Per il tuo compleanno, Gigi. Ciao, Laura. Ciao. Cosa c'è? Non ti piacciono le improvvisate? Ma che dici? Belli questi fiori. Chi te li ha mandati? Un nuovo ammiratore? Me li ha mandati la direzione dell'hotel. Dimentichi che oggi è il mio compleanno. No, non me lo dimenticherai mai. Vieni qui. Anche se abbiamo litigato, io ti penso sempre, lo sai. Guarda. Questo è per te. Ti piace? Vieni qui. Girati, provalo. Cosa c'è? Non ti piace? No, lo trovo bellissimo. Solo che...
Non è necessario che tu mi faccia dei regali così costosi. Lo so che tu non mi ami per questo. Altrimenti non te li farei. Laura, tu sei l'unica persona che mi ha voluto bene nella mia vita. Io senza di te non ce la farei.